Infinito, il nuovo parco astronomico di Pino Torinese è il punto d'incontro tra la ricerca attiva e la coinvolgente divulgazione scientifica. Nato dall'impegno di Regione Piemonte, Università di Torino, Osservatorio Astronomico di Torino, Comune di Pino Torinese, e realizzato con il contributo di Fondazione CRT e Compagnia di San Paolo, propone un viaggio alla scoperta dell'universo con lo spirito del curioso, l'attenzione dell'appassionato e la correttezza dello scienziato. Attraverso questa iniziativa, insieme all'Osservatorio, al Comune di Pino, insieme a Esperimenta, che da tanti anni cerca di aiutare i giovani a capire meglio la scienza, stiamo anche lavorando alla realizzazione dello Science Center, cioè intendiamo offrire un panorama completo di cultura e di divulgazione scientifica per aiutare i giovani e i non giovani a avvicinarsi alla scienza e a capirne le enormi potenzialità. Il parco astronomico, che è situato sulla cima di una collina, accanto all'Osservatorio Astronomico di Torino, comprende il Museo Interattivo dello Spazio e il planetario digitale più avanzato d'Europa. Torino e il Piemonte hanno una vocazione alla contemporaneità, e la contemporaneità è fatta di tecnologia, di ricerca, di innovazione, ed è fatta di quelle proposte che possono rendere le ricerche, le innovazioni, le tecnologie, i misteri della scienza, i suoi segreti, accessibili a tutti. Il sogno è quello di arrivare entro la fine della legislatura a partire con il Science Center, una grande sorta di La Villette torinese, che dovrebbe essere il punto di la punta di diamante di un percorso più generale, all'interno dei quali ci stanno anche il planetario che inauguriamo oggi. Di fianco a un'istituzione scientifica con l'intenzione di avvicinare il più possibile il pubblico attraverso, diciamo, a delle dimostrazioni più facili, ma avvicinare il più possibile proprio al mondo della scienza e in particolare al mondo degli scienziati. Avvicinare soprattutto i giovani, che sono un po' il target principale di chi come me insegna nell'università e vuole appunto far arrivare la scienza a tutti i giovani. L'apertura al pubblico inizierà dal pomeriggio del 29 settembre solo su prenotazione tramite il numero verde della Regione Piemonte 800 329 329.